Ogni volta che menziono Linux in una cosa di computer, immancabilmente mi fanno tutti notare come Linux sia il nome del kernel e non del sistema operativo. Il sistema operativo è il software di base necessario per il funzionamento di qualunque computer. Il sistema operativo gestisce file e cartelle, memoria, tutto l'hardware in generale e fa anche tutto un altro mucchio di cose estremamente critiche e delicate. Il kernel, nucleo, è il cuore di un sistema operativo. Esistono molti tipi di kernel. Uno di essi è quello monolitico. Singola porzione di software che gestisce tutto. Windows, Linux e macOS sono basati su kernel monolitici. Linux è in realtà il nome del kernel del sistema operativo GNU/Linux. Quasi nessuno usa il termine GNU/Linux. Tutti usano sempre la parola Linux. È una consuetudine largamente diffusa ed accettata. Se scrivessi e dicessi GNU/Linux al posto di Linux, confonderei soltanto inutilmente le idee a chi mi legge, guarda ed ascolta.